Tre punti e vetta momentaneamente raggiunta. Il Frosinone sbanca il San Francisco di Nocera e ottiene il primo successo esterno in campionato, un 1-3 che non ammette repliche. In avvio Stellone presenta un Frosinone ancora una volta ridisegnato, a centrocampo c'è Gessa dal primo minuto, partono titolari anche Blanchard e Gori, Sottimo gioca esterno a sinistra nel tridente avanzato. L'inizio di gara dei canarini è prorompente e al secondo minuto passano. Sottimo supera un avversario con un pallonetto e poi serve Aurelio, l'attaccante campano si invola dentro l'area di rigore e batte Esposito con un tocco sotto. È l'1-0. Il Frosinone non si ferma e crea altre occasioni per il raddoppio. È sempre Aurelio infatti al 13° ad impensierire l'estremo difensore dei rossoneri. Al 17° un destro di Frara trova ancora pronto Esposito a respingere. I primi 20 minuti dunque sono un dominio assoluto canarino, all'improvviso però la Nocerina si sveglia, è il 24°, disimpegno errato di Biasi, la sfera finisce a Jogan che con un pallonetto batte Zappino. Il Frosinone sembra accusare il colpo e due minuti dopo la Nocerina rischia addirittura il sorpasso, fallo di Frara dentro l'area di rigore su Danti, per l'arbitro è penalty, dal dischetto si presenta Lepore che però manda sul palo. I padroni di casa gettano al vento dunque una grande occasione e ne risentono. La parte finale del primo tempo si gioca invece sul filo dell'equilibrio fino al 41° quando Gessa porta in vantaggio di nuovo il Frosinone. Appoggio di testa da parte di Daniel Ciofani per il numero 10 giallo-azzurro, quest'ultimo controlla e poi batte Esposito per l'1-2. Sul gol ci sono state però grosse proteste da parte della Nocerina per un tocco con il braccio dello stesso Gessa. Nella ripresa il Frosinone si limita a controllare la gara, una gara che diventa più spigolosa e spezzettata. La Nocerina si vede poco e niente dalle parti di Zappino, mentre il Frosinone ne ha di opportunità per chiudere il match. Ci prova infatti prima il neoentrato Curiale che si libera di un avversario, ma la sua mezza girata finisce tra le braccia di Esposito. Al 64° occasione per Ciofani, ma il suo destro da dentro l'area di rigore viene respinto ancora una volta dal portiere rossonero. Il Frosinone però chiude i giochi al 78°, Altobelli si libera elegantemente di un avversario e lancia Curiale, l'attaccante non sbaglia e di destro batte Esposito per la terza volta. I giochi dunque sono definitivamente chiusi, la squadra di Mister Stellone spugna Nocera e sale in vetta a 10 punti aspettando i risultati delle altre, un Frosinone che vince con merito e che ora mette nel mirino la Paganese.